tutti ragazzi, sono Bennett, questo è Get Freedom Parkour, ben ritrovati nuovamente sul canale. Quest'oggi per la playlist dedicata a Runtastic Result parleremo nuovamente di piegamenti. La volta scorsa abbiamo parlato in questo video di piegamenti sulle braccia, quindi la postura corretta, quali sono gli errori più comuni nell'esecuzione di questo esercizio, e in più abbiamo visto anche alcune delle innumerevoli varianti per l'esecuzione di questo esercizio. Se volete date un'occhiata sulla finestra qui accanto, partirà il video dedicato ai piegamenti sulle braccia, dopodiché andiamo avanti con questo video nel quale vedremo i piegamenti sulle gambe, ovvero sia gli squat. Introducendo velocemente gli squat, lo squat è un ottimo esercizio per allenare la parte bassa del corpo, quindi le gambe, stiamo parlando di quadricipiti, polpacci, ma a seconda della posizione che assumiamo durante l'esecuzione possiamo anche andare a sollecitare gli addominali e la parte bassa della schiena, lo vedremo tra qualche secondo. Cominciamo innanzitutto col vedere la postura corretta di questo esercizio e come fare l'esecuzione nel migliore dei modi. Dunque, lo squat è un esercizio, un piegamento appunto sulle gambe, che prevede di eseguire un piegamento di 90 gradi con le gambe, cercando di mantenere la nostra schiena nel modo più dritto possibile, arrivare appunto a un'angolazione di 90 gradi con il ginocchio e ritornare su in linea retta. Ora vi mostro alcuni piccoli particolari per fare in modo che la vostra esecuzione sia la più corretta possibile. Quindi andiamo a curare un attimo la postura. Con lo squat è molto facile farsi male alla schiena, quindi attenzione a questi dettagli. Dunque, lo squat fatto nel modo corretto si esegue partendo da una posizione all'impiedi. Sarebbe la più naturale possibile, quindi le gambe divaricate, larghezza spalle, quindi non accentuate, punte dei piedi rivolte in avanti e non verso l'esterno o alle 10, come si vede spesso. E per cercare di mantenere la schiena il più dritto possibile dobbiamo focalizzare un punto davanti a noi, cercare di mantenere la schiena il più dritto possibile, e quando andiamo a scendere possiamo tenere le mani al centro del petto, non distanziate ma al centro, gomiti lungo il corpo, quindi che cadono naturalmente lungo il corpo, e dobbiamo andare a appoggiare i gomiti al centro del nostro quadricipite. In questo modo, facendo questo movimento con i gomiti per raggiungere i quadricipiti, andremo più o meno ad avere la posizione corretta, o comunque la posizione migliore, per l'esecuzione dello squat. Per quanto riguarda invece le gambe, non dobbiamo scendere mantenendo le ginocchia in avanti, ma quando scendiamo andiamo a divaricare leggermente le ginocchia. Quindi non sono i piedi che vanno a divaricarsi, ma sono le ginocchia che si vanno a divaricare leggermente, ok? Quindi uniamo questi due piccoli dettagli e andiamo ad eseguire il nostro squat. Inspirando in fase di risalita ed espirando in fase di discesa, andiamo a sollecitare anche i muscoli addominali. Invece, per quanto riguarda la parte bassa della schiena, se vogliamo sollecitare anche quella, quando ci troviamo a contatto gomiti con quadricipiti, dobbiamo cercare di raddrizzare il nostro corpo. In questo modo andremo a sollecitare anche i muscoli della parte inferiore della schiena, quindi i lombari. Andiamo a vedere adesso velocemente quali sono gli errori più comuni che si commettono nell'esecuzione degli squat. Allora, innanzitutto, gambe troppo larghe, quindi quando si va ad effettuare il piegamento non stiamo lavorando tanto sui quadricipiti, ma stiamo lavorando sugli adduttori. A noi interessa lavorare sui quadricipiti, quindi chiudiamo un po' queste gambe, larghezza naturale, stessa larghezza delle spalle, e andiamo giù. La tempistica migliore tra una ripetizione e l'altra è
un secondo in discesa e un secondo in salita. Un altro errore che si commette quando si esegue lo squat è in fase di discesa, ovvero sia o non si scende abbastanza oppure si scende troppo. Quando andiamo a scendere troppo, il lavoro dai quadricipiti passa ai glutei. Ok, va bene. Lo squat è un ottimo esercizio anche per andare ad allenare i glutei, ma ricordiamoci che se scendiamo troppo, in fase di risalita poi andremo a sollecitare troppo l'articolazione del ginocchio e quindi potremmo causare dolori all'articolazione o problematiche ovviamente relative allo sforzo che andiamo ad eseguire per risalire. Quindi ricordatevi, scendete con un'angolazione a 90 gradi come se vi steste sedendo e poi ritornate di nuovo. Se mantenete le mani e le braccia per come dicevo prima, avrete la distanza corretta quando i vostri gomiti raggiungeranno i quadricipiti. Quindi più giù di così non dovete andare e ritornate su. Un altro errore che si commette nell'esecuzione dello squat è in fase finale di risalita, ovvero sia si scende, si sale e si steccano le gambe alla fine della ripetizione. Questo può causare, come per l'andare troppo in basso, questo può causare anche dolori all'articolazione e comunque va a mettere il muscolo temporaneamente a riposo. Quindi se vogliamo lavorare bene e fare tutte e 10 le ripetizioni una di seguito all'altra senza avere attimi di riposo, dobbiamo scendere, risalire e lasciare le gambe morbide. Non significa lasciarle piegate, ma stenderle completamente senza steccare le ginocchia, quindi lasciandole morbide. Altri errori invece sono da attribuire alla posizione delle mani e delle braccia, ovvero sia c'è chi porta i gomiti davanti alle ginocchia, quindi qui sta succedendo che sto andando troppo in basso. C'è chi porta le mani avanti e anche in questo caso, non avendo un punto di riferimento, qualcosa che ci limita nel movimento, anche qui si rischia di andare troppo in basso e risalire. Inoltre, tenendo le braccia allungate davanti a noi, andiamo a fare questo movimento con il collo e quindi andiamo a sforzare la parte centrale della schiena. Tant'è vero che se in questo momento ci provate e provate a fare questo, la parte che sentite sotto sforzo è proprio la parte centrale della schiena. Quindi durante l'esecuzione dell'esercizio non dovete portare i gomiti troppo avanti rispetto alle ginocchia, cercate di non portare le mani avanti in questo modo, oppure le mani all'esterno, oppure le mani ancora peggio dietro la nuca. Quindi cercate di assimilare il movimento nel modo più corretto possibile, dopodiché una volta che avete capito come si fa, poi potete fare il movimento come meglio credete. Una volta che abbiamo assimilato la postura e i movimenti corretti per andare ad eseguire un ottimo squat, andiamo a vedere quali sono le varianti più comuni di questo esercizio.
un'altra variante dello squat che può essere fatto con i piedi anziché paralleli uno accanto all'altro, con i piedi sfalzati uno più avanti e uno più indietro, e viene chiamato lunges. I lunges sono comunque degli squat fatti portando un ginocchio, una gamba in posizione di squat e un ginocchio invece per terra, più indietro rispetto alla gamba che si sta utilizzando per andare in posizione di squat. Anche in questo caso manteniamo la nostra schiena nella posizione più dritta possibile e andiamo giù. Il ginocchio sfiora il terreno e poi si ritorna in posizione all'impiedi. Ovviamente quando si ritorna nella posizione all'impiedi non si va a steccare le gambe rimangono sempre in posizione morbida. Ovviamente anche per quanto riguarda i lunges ci sono diverse varianti, ne vediamo subito qualcuna. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero di non aver dimenticato nulla per quanto riguarda gli squat o piegamenti sulle gambe. Vi ricordo che se volete lasciare un commento, un parere o volete chiedere qualcosa, qualche curiosità per quanto riguarda questo video o altri video o volete vedere altri esercizi, fatelo giù sotto il video, nei commenti appunto. Lasciate un like, condividete questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi inoltre di dare un'occhiata alle altre playlist del canale, nelle quali pratico la mia disciplina, ovvero sia il parkour. Magari può essere interessante, potete prendere spunto per i vostri prossimi allenamenti. Bene, ragazzi, buon allenamento, stay safe, train hard and have fun. See you to the next video, guys. Bye!